comunicazione politica, in particolare dei social media. Abbiamo in videoconferenza il professor Alessandro Candido, ricercatore di istituzioni di diritto pubblico e legislazione dei beni presso il Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia dell'Università Bicocca di Milano. Ringrazio il professor Candido per aver accolto prontamente l'invito della Giunta a intervenire nella seduta odierna e comunico che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche dalla trasmissione sulla Web TV della Camera. Invito quindi il professor Candido a svolgere la sua relazione. Prego, può intervenire, professore. Buongiorno, ringrazio il Presidente, ringrazio le deputate e i deputati per avermi dato l'onore di esprimere la mia opinione in una così prestigiosa sede e su così delicato argomento. Vorrei partire da un dato che mi pare sin troppo ovvio. L'odierno scenario di fluidità nella circolazione delle informazioni fa sì che, a differenza del passato, si possa e nella comunicazione politica si debba comunicare con immediatezza in modo decentralizzato, immettendo materiali online e raggiungendo, grazie al carattere aperto e globale della rete, un numero di utenti indeterminabile. È evidente che la comunicazione oggi si svolge in un mondo completamente diverso rispetto a quello che eravamo abituati a conoscere 20-30 anni fa. Un mondo in cui la stampa si presenta in forte declino, mentre regge ancora la televisione, che però a sua volta rimane sottoposta alla concorrenza del mezzo internet. È centrale quindi domandarsi se lo statuto costituzionale dell'insindacabilità, declinato dalla Costituzione e nella legge 140 del 2003, così come applicato dalla giurisprudenza costituzionale, rimanga tuttora valido, o se piuttosto non vada adeguato al mutato contesto sociale ed eventualmente in che modo ciò possa avvenire. Il tema è tutt'altro che irrilevante, dato che la necessità di garantire l'indipendenza del parlamentare rappresenta una condizione preliminare, o se vogliamo un presupposto insopprimibile per l'attuazione ad ogni livello della forma propria dello Stato, della forma di Stato liberal democratico. E qui si colloca l'annoso dibattito tra chi intende, a mio avviso, a ragione, proteggere questa importante guarentigia e chi invece vorrebbe sminuirla, considerandola un privilegio oramai obsoleto perché contrastante con la concezione del popolo come sovrano. Mi pare tuttavia che chi critica le prerogative parlamentari e chi addirittura vorrebbe ulteriormente ridurle non comprenda che queste rappresentano il presupposto del libero esercizio dell'attività parlamentare, mettendo i deputati e i senatori al riparo da iniziative pretestuose e consentendo loro di svolgere le proprie funzioni liberi da condizionamenti esterni, cioè in piena indipendenza. Se infatti il parlamentare incontrasse ostacoli e avesse remore nello svolgimento delle sue funzioni per il timore di doversi difendere volta per volta davanti a un giudice, l'indipendenza resterebbe un termine svuotato di contenuto. Se è vero che il Parlamento rappresenta il luogo fisico in cui materialmente avviene la deliberazione, è altrettanto vero che oramai la formazione dell'opinione, l'acquisizione del consenso, si svolgono al di fuori delle Camere. È allora evidente che affinché il mandato rappresentativo possa trovare piena esplicazione, occorre al contempo estendere la garanzia dell'insindacabilità, che non può essere ancorata alla sua localizzazione in una specifica sede fisica. Tutelare l'insindacabilità significa custodire il principio del divieto di mandato imperativo di quell'articolo 67, dato che nel momento in cui la Costituzione afferma che il parlamentare rappresenta la nazione, ciò significa che egli deve essere anche portatore delle domande sociali, per rispondere alle quali non può che partecipare attivamente, e questo vuol dire con piena libertà di espressione, al dibattito politico nazionale. Ma questa libertà di espressione non può certo esaurirsi nell'attività intramenia o in quella disciplinata oggi dai regolamenti parlamentari. Molto spesso, infatti, la dichiarazione risulta resa in una conferenza stampa, in un programma televisivo, nel contesto di un'intervista o tramite un post sul social network. Il vero problema, come a tutti loro è ben noto, è stato l'avvenuto passaggio da una giurisprudenza costituzionale molto più aperta rispetto alle opinioni espresse extramenia
a una giurisprudenza costituzionale sempre più restrittiva a partire dalle note sentenze 10 e 11 del 2000. E in tal senso un ruolo importante è stato giocato anche dalla Corte di Strasburgo, che pur riconoscendo il valore costituzionale delle immunità parlamentari, ha segnalato la necessità di trovare quel giusto equilibrio tra l'applicazione di tali garanzie e la salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo, orientamento dal quale il giudice delle leggi ha inteso trarre una svolta in senso marcatamente restrittivo. E partendo dalle osservazioni della stessa Corte, beh, in realtà è proprio quest'ultima a ricordare nella 11 del 2000 che la formulazione letterale dell'articolo 68, oltre ad alcuni fattori di trasformazione nella comunicazione politica, nella società contemporanea, rende non più percorribile la tradizionale interpretazione che considerava compiuti nell'esercizio delle funzioni parlamentari i soli atti svolti all'interno degli organi parlamentari o paraparlamentari. Oggi sono insindacabili certamente i contenuti degli atti funzionali tipici, proposte di legge, dichiarazioni di voto, atti di sindacato ispettivo, eccetera, ma anche le dichiarazioni rese fuori dalla sede parlamentare, purché ad avviso del giudice delle leggi siano la riproduzione del contenuto di atti tipici della funzione. E qui risiede il vero problema. Non meno importante poi è che non basta rendere insindacabile una dichiarazione la sua mera coloritura politica o la semplice comunanza di argomento con i temi trattati nei dibattiti parlamentari. Ecco, bisogna partire proprio da questi approdi della giurisprudenza per comprendere se e come si possa risolvere l'annoso problema del nesso funzionale. Dato che, dice la Corte, nel caso di dichiarazioni extra moenia, beh, il compito della Corte deve essere limitato alla verifica se, ancorché rese fuori dalla sede istituzionale, siano collegate alle attività proprie del parlamentare, cioè se costituiscano espressione della sua funzione o se ne rappresentino il momento di divulgazione all'esterno. E tra l'altro, dice sempre la Corte, l'intento politico non è, diciamo, delle espressioni incriminate, è un elemento estraneo all'oggetto delle guarentigie. Cioè, bisogna superare necessariamente quel doppio requisito imposto dalla Corte, quello del legame di ordine temporale tra l'attività parlamentare e l'attività esterna, tale che questa venga ad assumere una finalità divulgativa della prima, e il principio della sostanziale corrispondenza di significato tra le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni e gli atti esterni. Ora, dalla costante giurisprudenza della Corte emerge, con poche eccezioni, diciamo, emerge che la Corte non intende aggiornare il concetto di nesso funzionale in modo da ritenerlo sussistente, come a mio sommesso avviso dovrebbe essere in ossequio a una lettura sistematica del combinato disposto degli articoli 67 e 68 in tutte quelle occasioni in cui il parlamentare raggiunga il cittadino illustrando la propria posizione, specie se questa sia riferibile alla dialettica politica. Al contrario, la Corte ritiene questa estensione incompatibile col disegno costituzionale. Ma poiché anche la Corte lo dice, l'attività parlamentare è libera nel fine, fino a dove può spingersi il giudice delle leggi nell'individuare l'esistenza o meno del nesso funzionale tra dichiarazione extra moenia e attività parlamentare? Senza intervenire sulla Costituzione e sulla legge, come si diceva, l'unica possibile soluzione risiede nella modifica del regolamento, in modo da far sì che le espressioni usate dal parlamentare, ad esempio su un social, possano trovare puntuale ancoraggio in un previo atto parlamentare o comunque in un atto tipizzato nell'ambito del regolamento. Per la verità, c'è una sentenza, la 133 del 18, in cui la Corte era sembrata anche disponibile ad ammettere l'operatività anche laddove non fosse espressamente individuabile un atto parlamentare interno, purché la dichiarazione fosse espressione di esercizio della funzione parlamentare. Ma quella decisione è rimasta una goccia nell'oceano, peraltro in un caso in cui la Corte ha poi negato l'esistenza del nesso funzionale. Ecco, quest'ultimo, lo diciamo subito, non è stato riconosciuto nella deposizione resa dal parlamentare in sede penale, ma nemmeno nel caso di coincidenza nella stessa persona della posizione di parlamentare con quella di chi ha un incarico di governo. E a quest'ultimo proposito, è vero che il parlamentare chiamato
a ricoprire incarichi di governo si trovi in una posizione, in una condizione parlamentare particolare, per non essere in grado di svolgere una funzione parlamentare piena. Nondimeno, appare irragionevole non consentire di ritenere comprese nella sfera di operatività della garanzia dell'insindacabilità condotte che siano state poste nell'esercizio delle attribuzioni del sottosegretario. La coincidenza nella stessa persona della posizione di parlamentare e di sottosegretario dovrebbe piuttosto giustificare l'applicazione estensiva della garanzia di insindacabilità propria del parlamentare. E l'altro problema, e arrivo poi alle proposte, è che la valutazione del nesso funzionale viene effettuata con riferimento agli atti della stessa persona, per cui non possiamo nemmeno ipotizzare una sorta di insindacabilità di gruppo. Ciò significa che anche in presenza di atti parlamentari del gruppo e non del singolo deputato, come ad esempio le interrogazioni a risposta immediata, poiché queste possono essere presentate da un solo deputato per ciascun gruppo, beh, allora solo costui potrebbe godere della possibilità di manifestare extra moenia l'opinione espressa intra moenia, con la garanzia dell'insindacabilità. E questa è soltanto una conferma ulteriore della necessità di modificare il sistema. Allora, quali le possibili soluzioni? Proverò a indicare tre alternative. Una prima soluzione potrebbe essere quella di individuare all'interno del regolamento una nuova funzione tipica di comunicazione del parlamentare, che garantirebbe forse la copertura più ampia. Potrebbe essere, in altri termini, tipizzato un potere di esternazione al di fuori dei lavori parlamentari. Ecco, se pensiamo al potere di esternazione, ci viene subito in mente quello del Presidente della Repubblica, no? Quello che esercita nelle sue varie forme, interviste, comunicati della Presidenza della Repubblica, discorsi pubblici, cioè quello con cui il Capo dello Stato espone le proprie opinioni sui diversi temi politico-istituzionali. Ma se l'uso delle esternazioni presidenziali si è venuto affermando nella prassi, beh, con riferimento invece all'attività di governo, una disciplina delle esternazioni la rinveniamo nella legge 400 dell'88 e anche nel regolamento interno al Consiglio dei Ministri, al quale la legge dell'88 rinvia con riferimento alle modalità di informazione sui lavori del Consiglio. Ecco, l'articolo 8 del DPCM del 93 prevede che il comunicato relativo ai lavori del Consiglio è sottoposto all'approvazione del Presidente del Consiglio, che ne autorizza la diffusione. E si dice ancora che il Presidente del Consiglio può incaricare il sottosegretario o uno o più ministri della funzione di portavoce per promuovere la più diffusa conoscenza delle deliberazioni adottate dal Governo. Ma ancora, l'articolo 5, questa volta della legge 400 dell'88 ci dice, tra l'altro, che il Presidente del Consiglio concorda con i ministri interessati le pubbliche dichiarazioni che essi intendano rendere ogni volta che, eccedendo la normale responsabilità ministeriale, possano in qualche modo impegnare la politica generale del governo. Insomma, a maggior ragione, si ritiene che il potere di esternazione del parlamentare e anche del parlamentare con funzioni di governo possa trovare una sua caratterizzazione tipica in sede di regolamento parlamentare, in modo da finire sotto lo scudo dell'insindacabilità. Ecco, una seconda soluzione potrebbe poi consistere nel disciplinare in seno al regolamento uno spazio web consultabile sul sito della Camera, nell'ambito del quale il parlamentare e anche il parlamentare con funzioni di governo possa, previo rapido controllo interno di ammissibilità sul contenuto da pubblicare, esprimere la propria opinione. Ecco, qui per esempio potrebbe essere inserito il principio secondo cui l'opinione ammissibile è quella che non utilizzi espressioni sconvenienti, è quella che inerisca alla carica politica e non alla qualifica di comune cittadino, ed è quella che concerne esclusivamente valutazioni soggettive del parlamentare e non invece l'esistenza di determinati fatti. Cioè, il controllo di ammissibilità serve da un lato a porre un argine all'utilizzo del turpiloquio, come peraltro già previsto dal regolamento all'articolo 89, il che peraltro, ecco, comporta a maggior ragione
come ha detto la Corte, che l'utilizzo di espressioni sconvenienti al di fuori delle Camere non possa essere ritenuto esercizio delle funzioni parlamentari. Ma dall'altro, il controllo di ammissibilità servirebbe ad appurare che nella dichiarazione venga in rilievo un tema di interesse pubblico, mi spiego meglio, non una vicenda privata, ecco, del parlamentare. E da ultimo, a verificare che si tratti di giudizi di valore, che in quanto tali, a differenza dell'esistenza di fatti storici, sono insuscettibili di prova. Ecco, mi sembra che questo modo di ragionare sia rispettoso dell'articolo 68,1, che oltre all'insindacabilità dei voti dati nell'esercizio delle funzioni, cioè modi di partecipazione a una deliberazione del Parlamento, fa riferimento alle opinioni espresse, tali essendo qualsivoglia esternazione corrispondente a una valutazione soggettiva. Insomma, una volta inserito il contenuto nella pagina web della Camera, esso poi potrebbe essere divulgato senza problemi all'esterno. E infine, nell'ambito di questa ipotetica piattaforma, è sempre previo controllo di ammissibilità, in ordine alla necessità di evitare espressioni sconvenienti, si potrebbe anche prevedere, ma bisognerebbe studiarne le modalità, un diritto di replica di chi si senta leso dalle opinioni espresse. E ultima possibilità che veniva in mente, beh, una terza possibilità potrebbe concernere, nell'ambito sempre dei regolamenti parlamentari, la tipizzazione di un nuovo atto che potrebbe consistere anche in un resoconto periodico dell'attività extra moenia svolta dal parlamentare, in relazione alla quale lo stesso parlamentare ritenga di domandare la parlamentarizzazione. Anche in questo caso potrebbe esservi un previo controllo di ammissibilità limitato all'assenza di espressioni sconvenienti, all'assenza di riferimento a una vicenda privata del parlamentare e alla presenza di una valutazione soggettiva. Ora, e concludo davvero, è chiaro che questi meccanismi vengono pensati solo per risolvere un'anomalia del sistema e non sarebbero certamente necessari ove vi fosse un ripensamento della giurisprudenza costituzionale sul nesso funzionale, anche in coerenza con il mutamento dei tempi. Del resto è singolare che nel diritto vivente oggi passi il principio secondo cui si attribuisce o si nega la tutela sulla base di un rigido meccanismo, in virtù del quale, ad esempio, un'affermazione priva di qualsivoglia rilevanza politica, priva di interesse pubblico, viene tradotta in un'espressione della funzione parlamentare solo perché manifestata all'interno della Camera, magari o in un atto parlamentare. E invece espressioni su temi più caldi, di sicuro interesse pubblico, non vengono tutelate solo perché rese all'esterno dalla Camera, magari da chi non ha nemmeno avuto la possibilità di effettuare un intervento di fine seduta perché c'era già un altro deputato del suo gruppo incaricato di intervenire. E questo esempio mi pare che renda evidente il cortocircuito in essere e la necessità di porvi quanto prima un argine. Vi ringrazio molto per l'attenzione. Grazie professore, ci sono delle domande, l'onorevole Cavandoli si è prenotata, prego, le do la parola. Sì, è tardissimo, sarò molto sintetica. Ringrazio il professore e, anche per le sue prospettive e soprattutto per avere spiegato che effettivamente se cambia l'orientamento della Corte Costituzionale probabilmente l'attività di modifica del regolamento potrebbe risultare diciamo, non necessaria. Però io le chiedo questo. Ma come si può stimolare, a parte queste audizioni che a noi servono, pensiamo anche per aprire un dibattito anche a livello più alto rispetto all'attività parlamentare, ma come si può appunto stimolare la Corte Costituzionale ad ampliare la visione anche in relazione alle interviste televisive, ai dibattiti al social network, ai dibattiti esterni, alle attività extra moenia? Io lo dico dal punto di vista proprio anche pratico, applicativo, oltre che dal punto di vista formale. E basta, mi fermo qui.
Grazie, onorevole Cavandoli. Ci sono altre domande? Se non ci sono altre domande, lascio e chiedo al professore di essere un po' telegrafico perché c'è l'aula convocata alle 9:30 e dobbiamo spostarci in aula. Prego, professore. Ecco, ringrazio l'onorevole Cavandoli per questa domanda. Purtroppo non c'è una modalità per influenzare, no? Il mutamento della giurisprudenza costituzionale, se non insomma, pubblicando anche articoli dottrinali, contributi dottrinali che possano stimolare il dibattito. Io nel mio piccolo cercherò di tradurre queste osservazioni in un articolo che conterei di pubblicare. Appunto per alimentare il dibattito su un tema così importante. Purtroppo la giurisprudenza costituzionale si è mostrata sempre più restrittiva sull'argomento, ecco. Grazie, io ringrazio il professore per l'approfondita disamina. Non so se ha già lasciato agli atti della commissione un documento, le No, chiederei se Angelino. fosse possibile, diciamo, quando ne ha la disponibilità, di farci avere un documento con soprattutto le sue proposte, in modo tale che poi le possiamo fare un buon uso nel momento in cui saremo chiamati a fare una sintesi. Grazie ancora, grazie professore, grazie ai colleghi, ci vediamo la prossima settimana. Arrivederci.